La città di Bologna è nata lontano da un corso d'acqua naturale. Il fiume Reno e il torrente Saveno si trovano all'incirca a 6 km dalla sede medievale. Quindi si è dovuto costruire quel sistema idraulico artificiale che ha integrato quanto la natura non le aveva messo a disposizione. È dai primi decenni dell'anno 1000, infatti, che è iniziata la costruzione di un sistema che ha derivato acqua dai due corsi d'acqua naturali e li ha portati in città a fini industriali, cioè per produrre energia da destinare al movimento di macchine idrauliche che per tre secoli hanno fatto della città di Bologna una delle città più ricche d'Europa, dal 300 al 600, per la produzione in particolare di seta, canapa, pelle e carta. I consorzi dei canali di Reno e di Savena sono le istituzioni attuali, eredi costituitisi in questa forma a metà del 1800, eredi delle antiche istituzioni che dal 200 hanno governato e mantenuto questo sistema, che oggi aiuta e preserva la città da allagamenti e in ogni caso da ogni eccesso che la natura produce, sia in carenza che appunto in eccesso d'acqua. La Grada, attuale sede dei consorzi, ha una storia antica, costruita come struttura nella seconda metà del Seicento come industria per produrre pelli, pellacaneria in termine gergale locale, conceria da pelli. Qui si trattava oltre il 40% delle pelli prodotte nel territorio, quindi un'industria di grande rilevanza, che però ebbe fortuna solo fino alla seconda metà del Settecento, quando si convertì, mediante la collocazione di tre turbine, ad un diverso uso industriale. Infatti fu l'Istituto Ortopedico Rizzoli a collocare le macchine idrauliche per avere una grande fonte di energia che gli serviva per far funzionare le prime sale a raggi X funzionanti in Italia. Il consorzio la acquistò a metà del Settecento proprio perché, al di là della produzione industriale, in questo luogo, con le valvole contenute in questo fabbricato, si regola il flusso sia a monte fino al territorio di Casalecchio, sia all'interno di tutta l'area urbana. I consorzi hanno deciso di destinare questo fabbricato, oltre in parte alla propria sede, per tutta la restante cubatura a Centro Didattico Documentale, Opificio delle Acque di Bologna, il luogo dove trattare, capire, conoscere l'intima connessione fra la città di Bologna e l'acqua, per via dei canali di cui si è detto, ma per via anche della resilienza che la città deve dimostrare sempre di più con il cambiamento climatico ai mutamenti temporali, quindi agli eccessi sia in carenza d'acqua che in eccesso. Altro fenomeno che verrà trattato è la subsidenza, determinato essenzialmente dall'abbassamento del territorio, del terreno per emungimento da falda, causato essenzialmente dal fatto che Bologna si trova sul conoide di un torrentello, il conoide dell'Aposa, e quindi togliendo acqua si ottiene un abbassamento appunto del terreno. La Grada conterrà quindi tutto ciò che fa di Bologna una città d'acqua, che lega la sua storia, il suo sviluppo e la sua attualità alla presenza e alla gestione dell'acqua.